Rispetto al passato, la figura dell'agricoltore credo che sia molto cambiata, perché è un agricoltore più informato e molto più trasversale, perché tanti sono i giovani che si avvicinano anche grazie a misure come il primo insediamento, e quindi sono giovani che magari hanno background molto diversi e quindi apportano sempre nuovo e sempre più informazioni trasversali appunto alla loro azienda. In azienda cerchiamo di essere il più possibile sostenibili lungo tutta la filiera, quindi a partire dalla coltivazione alle concimazioni e direttamente anche in frantoio. Quindi è un frantoio che cerca di riciclare l'acqua, è un frantoio in cui vengono riutilizzati tutti gli scarti, quindi tutto quello che noi produciamo come le foglie, l'acqua di vegetazione, la sanza, cerchiamo di riutilizzarlo tutto in campo anche per concimare. Quindi cerchiamo di essere il più possibile sostenibili e il più possibile biologici. Anche il packaging che utilizziamo è un packaging più sostenibile, perché ha ridotto l'impatto ambientale. Cerco di promuovere i miei prodotti grazie alle piattaforme social, attraverso il sito e e-commerce, frequentando i mercati di campagna amica e presentandomi agli eventi regionali e territoriali, raccontando e mettendoci la faccia e portando i consumatori nella mia azienda agricola per fargli toccare con mano quelli che sono i nostri valori della nostra agricoltura. La digitalizzazione è uno strumento chiave per rilanciare le giovani aziende agricole e inizio a fare delle piccole pratiche di innovazione utilizzando dei droni per fare la mappatura dei campi, andare a liberare degli ovuli di insetti antagonisti del mio mais, e questo mi consente di fare una lotta biologica senza entrare nel campo con macchinari pesanti o distribuendo fitofarmaci.